Per dare gli auguri alla nostra comunità. Carissimi concittadini, quest'anno volge al termine e nonostante le difficoltà per alcuni di noi, anche molto pesanti, arrivano le festività natalizie. È un momento importante e speciale per tutti i cittadini e per il nostro territorio e ci teniamo a contribuire ad incentivare un clima di festa. Il Natale è un segno di speranza, una luce nella notte. Ancora una volta vivremo delle festività un po' diverse dal solito, ma ci tengo a far pervenire ad ogni cittadino la nostra vicinanza in questo periodo di pandemia da Covid-19. Abbiamo perso alcune persone care, alcuni hanno avuto problemi di salute, in prima persona o nella loro famiglia. Molte attività sono state sospese, abbiamo dovuto rispettare regole restrittive, ma tutti questi sacrifici, insieme ai vaccini, stanno contribuendo ad aiutarci a contenere la diffusione del contagio sul nostro territorio. Tuttavia, abbiamo ritenuto, trascorsi 2 anni e mezzo dalle elezioni, sia giusto elencare le cose fatte fino ad oggi. Voglio elencare per prima le opere pubbliche. Abbiamo ripristinato il mando stradale della variante Villa San Nicola ed in via Circolazione Nord e parte della strada di Montegno. Abbiamo riqualificato i marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche sulle strade provinciali e precisamente in prossimità della scuola media ed il marciapiede che da Piazza Barone di Donato giunge al cimitero. Abbiamo realizzato nuovi marciapiedi sulla strada indicata come Circunvallazione Sud. Abbiamo realizzato nuovi parcheggi in prossimità della scuola media, viale Sabino Cocchia, via Alessandro Manzoni, quest'ultimo in corso di completamento. Abbiamo realizzato nuovi lobby nel cimitero comunale. Stiamo realizzando un nuovo tratto fognario che dalle vasche ubicate in via Circolazione Nord si collegheranno direttamente nel collettore principale. Fra qualche giorno inizieranno i lavori di ricostruzione del muro in località Montevolo. Ultimamente abbiamo riqualificato la nostra piazza creando uno spazio da dedicare ad eventi e manifestazioni, intitolando al sindaco Saverio Ciuri. Inoltre abbiamo voluto investire nel servizio di raccolta rifiuti, potenziando l'isola ecologica, realizzando tutti i lavori necessari ad ottenere le dovute autorizzazioni, al fine di continuare a svolgere il servizio nel rispetto alle vigenti normative. Abbiamo investito in attrezzature e personale, dotandoci di un nuovo autocompattatore e di nuovi porte, mentre da poco hanno incominciato a lavorare 3 operatori a tempo indeterminato part-time. Particolare riguardo lo abbiamo dedicato al sociale, utilizzando e ottimizzando non solo i fondi regionali e nazionali, ma siamo riusciti a trovare delle risorse per finanziare un progetto civico. I concittadini che hanno aderito si sono dedicati al verde e al decoro degli spazi pubblici, contribuendo ad una manutenzione quasi giornaliera del nostro territorio. Siamo stati tra i primi comuni ad aderire ai progetti di pubblica utilità cosiddetti. Ultimamente, per coloro con ISE inferiore a 12.000 euro, abbiamo concesso delle riduzioni sulla TARI e dei contributi sugli affitti e sulle bollette o utenze domestiche. Nei prossimi giorni partiranno gli avvisi per aderire a 3 progetti del servizio civile ed il progetto di garanzia giovanile. Lunedì 20 sono stati consegnati alle scuole i sanificatori ambientali al fine di salvaguardare la sicurezza dei nostri bambini, del corpo docente e di tutti coloro che utilizzano i nostri edifici. Molto è stato fatto, ma molto c'è da fare
ed è con questo spirito che ogni giorno tutti noi affrontiamo la vita amministrativa. Come abbiamo sempre detto, nessuno resterà in me. Un ringraziamento particolare ai funzionari e dipendenti comunali, ai ragazzi del progetto civico, ai miei consiglieri, alle forze dell'ordine, alla polizia municipale, alle associazioni, enti e ai volontari che operano per la nostra comunità, a Don Vittorio, il nostro parroco, e al presidente della Provo, con la speranza di poter presto superare insieme questo momento di difficoltà. Rinnovo alla mia comunità i migliori e sinceri auguri di Buon Natale e di sereno anno nuovo. Vi facciamo i nostri migliori auguri. Tanti auguri. 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 I don't want a lot for Christmas.